A Sala si gioca un vero scontro salvezza tra due squadre distanziate di tre sole lunghezze in classifica, Delfini che hanno 16 punti contro i 13 del rosso-blu di casa. Entrambe le compagini arrivano da due sconfitte ottenute contro le prime due della classe, fatale quella del Sala avvenuta a Sant'Arcangelo nei minuti di recupero. Delfini che creano, passano in vantaggio ma concedono tantissimo, ha una voglia di goleada e di riscatto del Sala. La partita, prima azione degna di nota al minuto 22, colpo di testa di Del Monaco, termina a lato. Sala che reagisce con una punizione di Paganelli sventata da Mussoni. Nel secondo affondo i Delfini passano, Gabriele viene atterrato in area di rigore, dal dischetto Muncini non sbaglia per lo 0-1 ospite. Sala che subisce il colpo, Delfini che non approfittano con Paganelli che spedisce al lato. In chiusura di tempo il Sala trova il pari, da punizione di Berlati Zammarchi di testa batte per la prima volta Mussoni ristabilendo la parità in campo. Occhio a questo difensore centrale, sarà il protagonista poco dopo. I Delfini rimangono in partita sperando il nuovo sorpasso, la discesa sulla destra ad opera di Gabriele diviene un invito a nozze per la conclusione fatale di Righini. Il vero salvataggio avviene dalla difesa del Sala. I padroni di casa si rendono pericoloso da piazzato di Boschi, Mussoni devia in corner. Dal conseguente corner il Sala trova il gol del sorpasso, fatale per Mussoni e compagno, ancora una volta il colpo di testa del difensore goleador Zammarchi, doppietta personale per quest'ultimo. Brividi sia nel fine di tempo per i Delfini con questo tiro di Boschi terminato di poco a lato che a inizio ripresa con quarta che da buona posizione alza la mira. Delfini ancora in partita, il tiro di Muccini è fuori di poco mentre la solita discesa di Gabriele porta al tiro di Ghini, nuovo salvataggio della difesa del Sala che dal gol quasi subito passa alla realizzazione della rete della sicurezza ad opera di Boschi per il 3-1 da parte dei padroni di casa. Di Lisa, appena entrato, sfiora anche lui il poker. Da punizione quarta c'entra l'incrocio dei pali. Boschi questa volta mette a lato, ma al 90° il cioccolatino servito da quarta viene tramutato in gol da Brogio, Ferrero, Rocher, Berlati. Poker servito e 4-1, dunque per i padroni di casa. In pieno recupero, ancora quarta protagonista a servire un nuovo cioccolatino, ma Boschi calcia le stelle sfiorando così la manita. 4-1 in finale, grande prova di forza ad opera del Sala.